Martelli, dubitato, ma posso approfittare della sua onestà intellettuale e anche del suo essere fuori dai giochi, tra virgolette, su questa vicenda, sì, per fare una domanda di fondo? Ma perché, sì, Bonafede propone prima a Di Matteo il DAP e poi cambia idea? Perché appunto, come diceva Cagliazza, la cosa che abbiamo tutti sentito nell'aria in quei tesissimi momenti l'altra sera da Massimo è l'idea che i boss mafiosi si fossero lamentati e che dunque Di Matteo era troppo ingombrante per andare lì. Però insomma, c'è un'idea che lei si è fatto del perché succede quello? Allora, abbiamo detto non tutto per la verità di Di Matteo, perché non c'è una spiegazione della sua preferenza per il DAP, se non perché il DAP è una struttura di potere molto più importante di quanto non sia la direzione degli affari penali. E questa è la questione. Il DAP amministra, come ho detto l'altra sera da Giletti, 40.000 guardie carcerarie, 60.000 detenuti, ha un bilancio di 2 miliardi e mezzo e un emolumento per il suo direttore di 300.000 euro all'anno. Il direttore degli affari penali ne guadagna 180.000. Sono miserie, può darsi, però abbiamo visto 6 mesi fa uno scandalo clamoroso. No. Però guarda, mi perdoni, no, Martelli, però, mi perdoni, no, però io mi permetto questo, di intervenire, perché Nino Di Matteo, uno può essere d'accordo o non d'accordo con che la sua vita, per dei soldi, io però l'ho conosciuto, no, ed è un signore che fa una vita di inferno, no, vive in scortato, bunker. Vive in un bunker, ma, cioè, vive in un bunker, penso vive che un poi bunker, il rispetto, dai, della carriera di quest'uomo glielo dobbiamo, poi possiamo avere le nostre idee, cioè, sulle sue... È un paese che oscilla tra l'ipocrisia e la ferocia, diciamo le cose con realismo. Per quello che sono, è un incarico di potere molto più importante. Ma questo se no, sarebbe sì, stato del tutto questo logico. Sì. Che ti, questo sì, questo sì, questo sì, ma non che si vende per dei soldi, non possiamo far passare questa idea. Però l'altra domanda che le ho fatto io, Martelli, invece, chi decide? Chi decide per il no? Perché alla fine arriva un no al DAP di Matteo? Lei che idea si è fatto su questo? E questa è la cosa che mi interesserebbe molto avere come opinione da lei. Io penso che abbiano, tra Bonafede ed altri, probabilmente valutato l'opportunità di questa nomina. In 24 ore però è stato rapidissimo il cambio di idea. Non credo affatto alla storia che è stata raccontata o insinuata, che tutto dipenda dal fatto che c'erano state le minacce, le preoccupazioni, anzi l'angoscia di alcuni boss per l'eventuale arrivo di Di Matteo lì. No, questo sospetto infamante è stato ingiusto lanciarlo nella discussione. Questo è il primo punto. Il secondo punto, perché Bonafede abbia cambiato opinione, non lo so dire. Però... immagino si sarà consultato con dei suoi colleghi. Scusatemi, prima di dare la parola...